Meccanica Murgiana SPA, perché è importante questa azienda nella storia Nella storia della OMM? dell'OMM è importante perché questa azienda, prima di chiamarsi Murgiana, si chiamava Utensil Sud, che era un'azienda creata da due imprenditori torinesi che assunsero 95 persone sul territorio nordico venuti qua nel loro paesello per lavorare per questa azienda. Dopo 2 anni quell'azienda fallì e tutti quanti ci trovammo senza lavoro. Disoccupati, il 22 dicembre del 1975 costruimmo una cooperativa per arrivare a oggi ad essere Officine Meccaniche Murgesi, azienda che esporta in tutto il mondo il loro prodotto. E 30 anni dopo avete ricomprato Dopo anche 30 questo anni ci stabilimento. siamo comprati questo stabilimento. Voi sostanzialmente costruite macchine che poi servono a produrre, ad esempio, la produzione più importante è quella di pali per Di pali per l'illuminazione, illuminazione oppure guardrail. guardrail. Sono impianti che noi costruiamo già dal 1990, abbiamo 2 progetti mondiali, abbiamo un'azienda coesa dove non esiste l'imprenditore, non esiste il dipendente, ma siamo tutti collaboratori. Abbiamo un sistema di vendita diverso perché questi impianti sono, che devo dire, come se fossero un vestito su misura, cioè noi il cliente lo vestiamo secondo le sue idee, secondo il suo mercato, secondo il suo modo di fare. Questa è un'altra prerogativa che questa azienda ha e quindi ha delle capacità notevoli non solo di mercato, perché i pali si fanno in tutto il mondo, ma una capacità di proporre cose sempre innovative che ogni volta il cliente ti chiede e tu gli dai quello che lui chiede. Noi siamo quelli che abbiamo costruito tutti gli impianti per il treno che attraversa la Manica. Noi siamo quelli che con i nostri impianti abbiamo assemblato i locomotori dei treni di tutta l'Italia, noi siamo quelli che con i nostri impianti abbiamo assemblato il pendolino, abbiamo fatto le targhe automobilistiche, abbiamo lavorato con la Fiat Aviazione, con la Fiat Thalys, con Fiat OM di Bari, ne abbiamo fatti di tutto e di più. E Alla poi fine che è ci siamo, eh successo? sì, siccome il mercato aveva un alto e un basso, su e giù, alla fine abbiamo deciso di mettere a fuoco tutte le nostre esperienze e farci un nostro prodotto. E noi ci siamo specializzati nella costruzione di questi impianti per fare questi pali e i guardrail. Anche i guardrail siamo famosissimi, siamo unici al mondo. Noi diamo 1800 barriere in 8 ore. Una barriera lunga 4 metri, puoi immaginare, già siamo intorno ai 7-8 km al giorno. Lei mi diceva però che queste macchine al 90%, Sì, al 90, beh, 95% vanno all'estero. 95%. E perché? Perché l'Italia è morta, è finita. L'Italia deve cambiare mentalità, lo Stato deve riformarsi, ciò che non avviene. La mentalità dell'italiano è quello che le persone come noi, che danno innovazione, che danno tecnologie, più delle volte non vengono pagati, non vengono valutati. Quando avete cominciato ad esportare? Nel 1990, con il primo impianto che abbiamo fatto è stato proprio le targhe automobilistiche nella Russia, l'impianto sempre, quindi loro le costruiscono con i nostri impianti. Oggi in quanti paesi Beh, esportate il noi, vostro prodotto? escluso l'Australia, escluso le Filippine, qualche altro paese e la Cina, noi siamo quasi dappertutto. Quante macchine riuscite a produrre ogni anno? Noi normalmente in un anno produciamo un intero stabilimento, circa 7-8 milioni di euro. Tutto quello che abbiamo l'abbiamo investito nella nostra azienda. Non abbiamo le barche, non abbiamo le ville. Abbiamo i nostri collaboratori che sono indipendenti e noi che siamo già la seconda generazione. Oggi se vieni di là ti faccio vedere i figli dei figli. A dicembre avete fatto notizia perché è venuta fuori questa cosa dello stipendio in più dato ai vostri dipendenti. Beh, noi gli stipendi in più li diamo da parecchi anni, la verità. Questa volta ha fatto un po' scalpore, in particolare perché è avvenuto a Natale. Noi tanti anni fa, nel 75, rimanemmo senza stipendio prima di Natale. Il 22 dicembre fummo tutti licenziati. Siccome ci ha lasciato uno dei promotori, a novembre ci ha lasciato uno dei promotori, per inaugurare, per dargli qualcosa, per non fargli il busto, abbiamo fatto di più. Abbiamo dato quello che a lui è stato tolto quando è venuto qua insieme a noi a costruire, a lavorare, diciamo, per quella vecchia azienda. Quindi abbiamo dato uno stipendio in più. Spesso capita di dividere anche gli utili. Certo, noi con i nostri dipendenti più delle volte li facciamo partecipare perché riteniamo giusto,
perché il sudore, il raggiungimento di un obiettivo viene fatto sia da chi gestisce sia da chi lavora. È il dipendente che fa l'azienda, perché quell'azienda che fa vestiti su misura, quell'azienda che fa un prodotto unico, tipico, la sua forza è il dipendente.